Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. State avendo anche voi problemi a gestire i filmati che vengono fuori dalle videocamere di ultima generazione? Sto parlando delle ultime GoPro, ma anche degli ultimi prodotti DJI, degli ultimi prodotti Canon. In particolare io sto riscontrando questo problema sulla mia Canon EOS R7. In realtà non si tratta di un problema, si tratta semplicemente della tecnologia che va avanti. Siamo infatti abituati a vedere il nostro vecchio software di manipolazione delle immagini che non riconosce più i nuovi formati. Quando compriamo una nuova fotocamera e il formato da CR2 passa a CR3, per esempio, ci possiamo aspettare che Photoshop o Lightroom non riconoscano quel file e sia quindi necessario fare un upgrade anche del sistema che stiamo utilizzando, del sistema operativo del computer e anche del software che stiamo utilizzando. Bene, ci troviamo di fronte sostanzialmente allo stesso medesimo problema. So benissimo che è seccante, so benissimo che molti di noi si aspettavano, me compreso ingenuamente, di poter inserire una fotocamera o videocamera nuova nel flusso di lavoro in maniera assolutamente indolore. Purtroppo non è così. Ora devo dire che prima di fare questo video ho affrontato un pochino l'argomento, mi sono documentato, ho cercato delle soluzioni online, devo dire che ne ho trovate diverse molto molto fantasiose. La maggior parte delle soluzioni prevedono la conversione dei video, per cui noi abbiamo girato un video con la ultima GoPro, abbiamo girato un video con la Canon EOS R7, abbiamo girato un video ma anche con l'iPhone, se è per quello, perché anche l'iPhone ha questo formato, gli iPhone 13 hanno già questo formato anche loro. Abbiamo girato un video con questi dispositivi, possiamo avere difficoltà a gestire questi filmati. Non tanto perché pesano di più perché stiamo girando magari in 4K, ma in realtà abbiamo problemi perché utilizzano lo standard H265, non più l'H264 che ormai tutte le macchine reggono benissimo. Abbiamo quindi uno standard nuovo che ci conviene adottare paradossalmente, perché è uno standard più moderno che ci consente di avere dei filmati giganti. Stiamo parlando del 4K, stiamo parlando di filmati molto più grandi del 1080p a cui siamo abituati, per cui abbiamo questo nuovo codec che ci permette di gestire dei filmati più pesanti in maniera tutto sommato snella, però questo formato ha bisogno di un codec installato sulle nostre macchine e quindi all'interno del software che andiamo a utilizzare per editare i nostri video. Se questo codec non è presente, ecco che incappiamo in questo problema e non siamo in grado né di vedere né di lavorare le nostre riprese. Ora, la maggior parte delle soluzioni in cui mi sono imbattuto sono sostanzialmente dei workaround, ovvero abbiamo un video che non riusciamo a leggere, prendiamo probabilmente a pagamento un softwareino di conversione che trasforma il nostro H265 in un H264. Questo, come potete immaginare, è una soluzione, per quanto mi riguarda, completamente inaccettabile. Non è una soluzione, è appunto un workaround, cioè non riesco a farlo, trovo un altro modo. Per me è inaccettabile, spero che lo sia anche per voi. Vi spiego perché è inaccettabile, perché io sto girando in 4K Fine con il profilo colore C-Log. Ora, se io sto girando in log perché voglio manipolare la mia immagine in post-produzione, per me è inaccettabile doverla convertire con un programmino di terze parti dedito solo alla conversione, perché fondamentalmente sta prendendo la mia ripresa, che è una ripresa adatta a essere maltrattata e toccacciata, e la sta trasformando in un file video che il mio software è in grado di leggere. Ma questa non è una soluzione accettabile per me. Io voglio lavorare il file d'uscita della mia camera, non un file semilavorato che viene fuori da un programmino di conversione. Quindi questa soluzione per me non è accettabile, tutt'al più che questi programmi non sono nemmeno gratis, costano anche dei soldi, per cui io questa soluzione non ve la propongo, non vi metterò nessun link per softwareini di questo tipo. Ci sono delle altre soluzioni in cui mi sono imbattuto che prevedono l'installazione del codec all'interno della nostra macchina, però queste soluzioni non mi hanno soddisfatto appieno, perché la maggior parte dei codec che ho trovato non mi danno molta affidabilità, vengono da siti dalla sicurezza un po' dubbia e soprattutto sono quasi tutti solo per Windows, quindi non me la sento di fornire questa soluzione perché non ho neanche modo di testarla, perché io sono un utente iOS, quindi ho solo computer Apple, non possiedo neanche una macchina Windows, non possiedo e non ho mai posseduto nella mia intera vita una macchina Windows, quindi non ho nemmeno la possibilità di testare questa cosa. Non ho nulla di particolare contro Windows, non fosse che mi trovo meglio su Mac, ma se avessi avuto una macchina Windows l'avrei anche testata per dirvi se funziona, ma non ce l'ho neanche, quindi non posso proporvi questo tipo
tipo di soluzione. Quello che vi posso dire però è che ho scoperto che con l'upgrade di Premiere Pro il problema si risolve da solo. Infatti io ho una delle mie macchine in particolare che lavora con la versione di Premiere 2018 e su quella macchina mi sono imbattuto nel problema. Nel momento in cui carico i miei video fatti con la Canon EOS R7 mi viene fuori un avviso, mi dice che questo filmato non può essere gestito. Ho provato a fare l'installazione del codec, perché Premiere ti dice installa il codec, ma questo codec non viene installato correttamente. Quindi se vi imbattete in questo problema e alla richiesta installa il codec mancante riuscite a fare la procedura, siete salvi, perché se riuscite a installare quel codec il problema si risolve da solo. Se come me non ci riuscite perché vi dà errore all'installazione del codec, codec malfunzionante, quindi viene cancellato subito e non funziona, se avete lo stesso problema fate l'update di Premiere Pro, perché è sufficiente passare neanche alla versione di quest'anno. Io ho una seconda macchina su cui avevo installato la versione di Premiere 2020 e sulla versione 2020 i filmati della Canon EOS R7 vengono accettati senza nessun problema. Quindi significa che sulla mia seconda macchina, sul mio secondo computer, il codec H265 viene letto e processato correttamente. Vuoi perché è un computer più nuovo, ma vuoi perché ha anche installato una versione di Premiere Pro più recente. Quindi senza cercare workaround strani, senza cercare di manomettere il nostro file d'uscita, questa è la soluzione che io vi propongo. Fate l'update di Premiere Pro almeno alla versione 2020. E anzi, io vi consiglio di farlo alla versione 2021, perché da quello che mi risulta questo codec è stato introdotto su Premiere Pro a giugno del 2020, per cui se prendete una versione di Premiere 2020 precedente alla versione rilasciata a giugno, può essere che questo codec non ci sia ancora, per cui io vi consiglio di partire dalla versione 2021. Fate l'update alla 2021 o alla 2022 e il problema dovrebbe risolversi da solo. Ovviamente questo dovrebbe mettervi al riparo non solo se state usando la Canon EOS R7, ma anche se state usando una nuova GoPro, anche se state usando un iPhone, qualsiasi dispositivo stiate usando che fa uso di questo nuovo codec dovrebbe beneficiare di un update del vostro sistema. È possibile che sia necessario fare l'update anche del sistema operativo, perché anche il sistema operativo ha la sua parte in quella che è la lettura dei nuovi codec. Da quel punto di vista io non ho problemi, perché i miei Mac sono aggiornati alla versione di quest'anno, spero che lo siano anche i vostri. Purtroppo questa è una cosa con cui dobbiamo fare i conti, perché nel momento in cui ci dotiamo di nuove fotocamere, di nuove tecnologie, dobbiamo mettere in conto, come ho detto tantissime volte, che possano succedere cose di questo tipo. È una cosa che può succedere, succede, purtroppo non c'è niente da fare, non possiamo prescindere dal fare un update del nostro sistema, perché tutti i workaround, tutti gli install di codec strani potrebbero non darci buoni risultati e qualsiasi tipo di conversione del nostro filmato ci fa perdere la qualità che abbiamo acquisito faticosamente con l'acquisto di una videocamera evoluta di questo tipo. Per cui con sommo dispiacere vi devo dire, perché è una seccatura, anche per me è una seccatura fare gli update dei sistemi, perché io quando ho una versione che funziona tendenzialmente me la tengo, non sono uno che fa update di continuo, perché una versione che oggi funziona, fai l'update, poi potrebbe avere un bug, potrebbe avere qualcosa che ve la fa crashare, per cui io quando mi trovo bene, vedo che la versione è stabile, non lo faccio l'update, a meno che non ci sia un qualcosa che mi obbliga. Questa è una cosa che mi obbliga, per cui adesso ci devo pensare, sto riflettendoci, perché su una delle mie macchine non ho questo problema, ma sull'altra sì. Quindi siccome io vorrei lavorare agevolmente su tutte le mie macchine, poter decidere che cosa fare, credo proprio che farò l'update di Premiere anche sulla mia prima macchina, quindi avrò la stessa versione su entrambe in modo da poter lavorare su entrambe, anche perché poi mi condivido i template da una macchina all'altra, così ho lo stesso template con gli stessi preset, le stesse LUT e ho tutto aggiornato su tutte e due le macchine. Quindi a questo punto credo che farò questo aggiornamento. Vi consiglio di fare altrettanto se state combattendo contro questa problematica. Vi devo dire che purtroppo non esiste una bacchetta magica, non esiste in questi casi. La cosa che potete fare è tentare di convertire il filmato in H264. Quindi se non volete fare l'update, se non volete pagare per la versione successiva, magari volete tenervi quella che avete già, perché è una cosa che capisco. Uno dice ho preso questa, adesso non ho voglia di continuare a scaricare cose nuove, magari avete il sistema
operativo che è indietro, la soluzione alternativa che potete trovare è convertirlo con dei programmini di terze parti che eventualmente ve lo fanno. Però non è una vera soluzione, prima o poi bisogna scendere a patti con questa cosa, prendere il toro per le corna e aggiornare il sistema. Io lo farò in questi giorni, vi farò sapere poi come va, ma già vi posso dire che sulla versione Premiere 2020 questo problema non c'è più, quindi è proprio una questione di versione del nostro applicativo. Se facciamo l'update non dovrebbero esserci problemi. A questo punto io direi, lasciatemi un commento se avete anche voi questo problema, parlatemi della versione che state utilizzando, vediamo se ci sono affinità o differenze tra la vostra versione e la mia. Sono curioso di sapere se qualcuno ha la versione 2020 come me ma riscontra il problema lo stesso, perché a quel punto potrebbe non dipendere solo dalla versione ma anche dal sistema operativo utilizzato. Fatemi sapere se qualcuno riesce invece a leggere questi filmati anche su Premiere 2018, sono curioso di sapere se c'è una soluzione a cui io non ho pensato. Parliamone nei commenti, sono molto curioso di conoscere la vostra esperienza e la vostra opinione. A questo punto vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale, perché questo è un canale dove io porto sovente la mia esperienza in ambito fotografico e sempre più spesso anche di videomaking. Ci saranno delle escursioni nel mondo del design, quindi qualcosina di Illustrator, qualcosina di Photoshop, però ci concentreremo prevalentemente sulla fotografia e sul videomaking, quindi se sono branche che vi interessano io vi invito a seguire questo canale, è semplicemente un click subito qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete gli aggiornamenti, lasciate anche un like a questo video perché una soluzione ve l'ho trovata, una buona ve l'ho trovata, non è una bacchetta magica ma è una soluzione e funziona. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ci vediamo presto su questo canale, io vi do appuntamento al prossimo video.